un libro dedicato alla fiorentinità, soprattutto una serata dedicata a Luciano Artusi. Firenze e la Toscana dedicano una serata a Luciano Artusi e alla presentazione del suo ultimo libro dal titolo Mi ricordo che un fiorentino si racconta per filo e per segno. L'appuntamento è per martedì prossimo 19 giugno alle 18 alla Villa del Bandino in via di Ripoli a Firenze Sud. Abbiamo voluto organizzare un momento dedicato a Luciano Artusi, che è un grande storico fiorentino conosciuto da tutti, legato alla sua città, a Firenze, in maniera veramente molto forte. E essendo un cittadino del quartiere 3 di Gavinana, noi già dall'anno scorso abbiamo cominciato un percorso che vuole cercare di valorizzare le personalità che danno lustro al nostro quartiere e che lo hanno dato con le tante attività, le tante opere che hanno sviluppato nel corso di tutta la loro vita. L'anno scorso avevamo cominciato con Narciso Parigi, quest'anno continuiamo con Luciano Artusi. Luciano Artusi è veramente un appassionato, uno storico del nostro quartiere, della nostra città, che collabora con noi da tanto tempo, organizziamo iniziative culturali, è un messaggero di cultura. Con noi portiamo i cittadini a scoprire i posti anche più nascosti del nostro territorio, che sono tanti. Sono belli, e continueremo in questo senso a lavorare insieme perché figure come lui debbono essere valorizzate e conosciute sempre di più, in particolare dalle istituzioni, perché creano quel senso di comunità che serve ai territori. In particolare noi, che siamo il quartiere, l'istituzione più vicina ai cittadini, ci rendiamo conto che il valore di una persona come Luciano Artusi, che ha scritto tanti libri, tante testimonianze, è stato la sua carriera è nota, ma insomma tutto quello che ha fatto per il calcio storico fiorentino e per tante cose legate alla storia e all'identità di Firenze, insomma un innamorato della sua città. E allora noi abbiamo voluto dedicargli una serata tutta per lui, nell'ambito della quale ci sarà anche la presentazione del suo ultimo libro, che raccoglie raccoglie tutta la sua vita, come lui stesso dice, una specie di curriculum vitae dalla nascita fino ad oggi. E anche gli verrà consegnato un riconoscimento che formalizza, che attesta veramente il suo grande impegno, l'aver voluto e dedicare tutta la sua vita a Firenze, alla sua amata Firenze, ai fiorentini e a tutti i cittadini, direi anche oltre Firenze, perché Luciano Artusi ha un valore anche fuori dalla città di Firenze. Artusi è un cittadino del nostro quartiere, ha scritto un libro sul nostro quartiere, Le strade raccontano, e spiegando ogni strada, l'intitolazione e la storia dell'intitolazione della strada. Poi abbiamo fatto il 50° anniversario dell'alluvione, ha lavorato con noi per un catalogo dell'alluvione, e quindi è un cittadino che si è dato da fare non solo per il nostro quartiere, ma per tutta la città e anche fuori della città.